Oggi ricetta velocissima per preparare uno struccante bifasico, privo di parabeni, di siliconi e di coloranti sintetici. Bifasico cosa vuol dire? Vuol dire che l'acqua e l'olio non sono miscibili, quindi l'olio è più leggero dell'acqua e si posiziona nella parte superiore del prodotto, l'acqua invece nella parte inferiore. Questo struccante può essere utilizzato sia per il viso che per il contorno occhi e conviene utilizzarlo alla sera per garantire una buona ossigenazione della pelle. Una volta preparato si trasferisce in un barattolo col tappavite, io ad esempio ho utilizzato questo che ho riciclato ad un vecchio struccante bifasico, e prima dell'utilizzo ci dobbiamo ricordare di miscelare bene gli ingredienti, quindi sbattendo bene il prodotto, in modo da prelevare la stessa dosi identiche sia di acqua che di olio. Se vogliamo utilizzarlo invece solo sul viso, allora possiamo aggiungere agli ingredienti, che poi troverete nella ricetta, 10 gocce di olio essenziale o di lavanda o di arancio dolce. Questi due oli sono delicati e adatti alle pelli più delicate. Per quanto riguarda i prodotti che vengono utilizzati nella ricetta, ci sarà l'acqua di rose, l'acqua distillata di rose oppure l'acqua distillata di fiordaliso. Io in questo caso ho utilizzato l'acqua distillata di rose, che oltre ad avere delle proprietà calmanti e lenitive, che diciamo sono un po' conosciute da tutti, ha anche delle virtù nascoste, perché l'acqua di rosa è un ottimo antibatterico, quindi funziona molto bene per l'acne, è cicatrizzante, è un antinfiammatorio e possiede proprietà astringenti. È utile anche per alleviare in alcuni casi la cuperose e anche per tonificare in modo naturale. Poi c'è l'olio di jojoba. L'olio di jojoba, più che essere un olio, è una cera e per questo ha un tocco ancora più asciutto dell'olio. Non unge, lascia la pelle molto morbida e dà alla pelle una sensazione setosa. E ha diverse proprietà, è un antimicrobico, un emolliente, protettivo per il pH della pelle e un idratante. Inoltre è un ottimo antirughe e anche utile contro le smagliature. Con gli ingredienti per preparare lo struccante, vedete, molto semplice, ne bastano solo due. Poi vi servirà un barattolo come questo col tappavite che io ho riciclato per inserirvi dentro lo struccante bifasico e il cotone col quale preleverete la dose per detergere il viso. Allora, prendiamo un bicchiere di vetro, poi l'olio di jojoba, e l'acqua distillata di rose. Eccoli, e mescoliamo energicamente. In questa fase qua i due ingredienti si mescolano, poi se lo lasciamo riposare l'olio salirà in superficie e l'acqua si posizionerà sul fondo, cioè nella parte bassa del contenitore. Ricordatevi sempre, prima di utilizzarlo, di miscelarlo, cioè di sbattere bene il contenitore e poi prelevare la dose che vi serve con un cotone. Ecco, vedete, se noi lo lasciamo riposare, pian piano, come vedete, l'olio si posizionerà nella parte alta del contenitore e l'acqua distillata di rose nella parte bassa. Allora, come avete visto, la ricetta di oggi è stata velocissima. Vi consiglio di preparare questo struccante bifasico perché comunque è biologico. Io ne ho provati altri, ho la pelle un po' secca e comunque me la seccavano molto, soprattutto a livello delle labbra quando dovevo struccare il rossetto. E quindi ve la consiglio soprattutto per avere una buona ossigenazione della pelle, usatela tutte le sere e fatemi poi sapere se vi siete trovati bene. Se avete piacere iscrivetevi al canale così sarete sempre informati ogni volta che pubblicherò una nuova ricetta. A presto, ciao ciao!